piace andare in giro con la maschera antigas. Mi sento troppo in tiro. Vedi che mi metto a posto perché. Con la maschera antigas. La gente tutta intorno c'ha la maschera antigas. Per tornare di moda. C'è quello che mi spara con la maschera antigas. C'è quello che mi filma con la maschera antigas. La coda in ferramenta per la maschera antigas. Facciamo tutta la statale, sono la bellezza di 8 chilometri di giusto. C'è il caschetto, gli occhialini, il fazzoletto, qualche fetta di limone, del formaggio e del salame, un coltello multiuso, cioccolato, mezzo fus, acqua, terra e del cerato, degli sfiotti, tutte rotte, e filtri di ricambio. Sei in grazie. Noi dobbiamo comprare gli F-35. Ah, non volano! Questa è buona. Perché gli F-35 non volano? E vabbè, guarda. Come si... Mi piace andare in giro. Uno, due, tre, a partire! Ciao mamma! Mi sento troppo in giro con la maschera antigas. Funzioni, a schierarsi dietro una funzione, resistenza alla pelle. Thank you.
faccio dalla vita documento dove ti era dito una pasta poca zarati il cos. Alle migliaia di persone che ancora una volta sono venute in Val di Susa a sostenere la lotta all'ottava, a dire di essere un'ottava, a lottare. Anche questa è un'importante giornata di lotta. È passato molto tempo dall'ultimo corteo grande. Da tutti quelli che come oggi sono venuti in Valle di Susa a sostenere la lotta all'ottava. Dobbiamo lottare ancora tanta strada dobbiamo fare. Questa è la cosa importante che dobbiamo sapere tutti. Non è assolutamente chiusa questa partita, ma non è assolutamente chiusa non perché non si possa vincere, ma perché bisogna vincere, e per farlo dobbiamo impegnarci ancora molto. Tra poco passeremo anche in altri posti importanti minacciati da questo progetto. Ad oggi il cantiere sulla Piemonte, ma tutta la valle è minacciata. Rivoluzione ottava vince. Per cui vi prego di essere generosi, perché noi abbiamo molto bisogno di questa vita di tutti noi. Dai! Dai, vita! Stefano e Lorenzo, mi raccomando, siamo generosi! Vittoria! Viva la vittoria! I popoli in rivolta scrivono la storia! Chi lo schifo lo impersonifica veramente, cioè Stefano Esposito e l'architetto di Rano, dicendogli in maniera chiara cosa pensiamo di loro e perché almeno noi eravamo dentro a questo cantiere. Siamo entrati innanzitutto per far capire a tutti che quella non è casa loro, quello è un pezzo della nostra valle, è un pezzo della nostra valle che ci riprenderemo. Siamo entrati per dirgli e per prendere in maniera chiara anche le misure dall'interno di quel cantiere. Come on.